meravigliosa e dire, o non fuggi dalla battaglia, ma sono della vitaglia, cacciate il carico. Con la loro presenza insostituibile a testimoniare una cosa importantissima che noi non dobbiamo e non possiamo dimenticare. Ma un saluto affettuoso va anche ai parenti di quelle vittime che ancora sono qui fra noi, ogni anno a ricordare questo evento che è la nascita della nostra civiltà, è la nascita della nostra cultura, è il nostro punto di partenza. Voglio rivolgere un saluto a tutte le associazioni presenti, alla banda musicale che è sempre qui con noi e a questi meravigliosi ragazzi che oggi, come dire, potranno partecipare direttamente, come si dice, facendo qualcosa. Allora io penso che la democrazia principalmente sia questo, sia partecipazione. I partigiani, tutte le forze che hanno combattuto la guerra di liberazione, ci hanno lasciato un dono ed è per questo che oggi festeggiamo. Ci hanno lasciato il dono della Costituzione. Io ne ho trovata una bellissima, me la porto sempre dietro, ce l'ho qua, è piccolina, c'è scritto tutto. Questa Costituzione è come una bellissima partitura, è un capolavoro, però bisogna suonarla, bisogna farla suonare, non basta della scritta. Loro hanno fatto la loro parte, ce l'hanno regalata. Mi sono domandato qual è la parte che possiamo fare loro. Loro in tempi difficili hanno avuto il coraggio di fare la scelta giusta, alzare la schiena, quando era difficile alzare la schiena. Noi abbiamo un compito che è altrettanto importante. Non si può dire che questa Costituzione sia compiuta quando vediamo assassinare dei magistrati che stanno facendo il loro dovere. Non si può dire che sia compiuta quando vediamo un carabiniere assassinato dalla criminalità organizzata o da quella politica. Non si può neanche però dire che sia compiuta quando vediamo un giovane di 20 anni che muore in un carcere per percosse. Non si può dire che sia compiuta quando, per stabilire perché è caduto un aereo che conteneva dei civili, bisogna aspettare 30 anni per sapere che è stato un missile. Ma possiamo andare più indietro del tempo, non si può dire che sia compiuta quando esplodono delle bombe in una piazza, in una banca, passano 40 anni e non sappiamo ancora chi è stato. Quindi io dico che chi ha fatto la guerra di liberazione ci ha consegnato questa bellissima partitura, credo di sapere cosa dobbiamo fare noi per portare avanti la nostra parte, la parte che continua e che non finisce mai, perché la democrazia è qualcosa di imperfetto, è un giocattolo difficile da gestire. E il pericolo della dittatura sta proprio quando le persone vogliono la giustizia, vogliono il pensiero unico, qualcuno che risolva tutti i problemi. Io sono veramente emozionato di riprendere in questa piazza alcuni concetti che ho sentito poco fa in chiesa, da Don Ugo. Ognuno deve fare la sua parte, il pensiero unico è pericoloso. Allora gestire la democrazia è un processo difficile che richiede pazienza e la partecipazione di tutti, e questo è l'impegno che noi dobbiamo prendere di fronte a quelli che hanno lottato, a quelli che hanno dato la vita, a quelli che ci hanno fatto questo bellissimo regalo. Ma non possiamo fare oggi questa celebrazione se non ci facciamo anche qualche domanda sul perché. Perché è potuto accadere tutto questo? Perché 6 milioni di ebrei sono stati sterminati nei campi di concentramento e abbiamo sentito "non lo sapevamo", "non avevamo capito", abbiamo sentito ancora di nuovo lì "abbiamo eseguito un ordine", c'è una catena di comando. Ecco di nuovo la dittatura, l'autoritarismo che annienta ogni individuo, perché il fascismo è stato privazione della dignità. Se io per avere un lavoro devo prendere una tessera, se no perdo il lavoro, io sono umiliato. E il fascismo poi ci ha portato alla guerra, inevitabilmente, come tutte le dittature, avendo desiderio di potere, di allargare il loro potere, di dominio, il dominio di pochi che manipola le coscienze di tanti. E non siamo mai abbastanza vaccinati contro questo pericolo, mai, quando ci distraiamo. Per esempio ci distraiamo quando vediamo che il nostro bellissimo mare Mediterraneo, la culla della nostra civiltà e della nostra cultura, sta diventando un cimitero di disperati che attraversano quel mare per raggiungere qualche certezza,
qualche sicurezza, non ci dobbiamo distrarre. Il dovere della solidarietà sta scritto nella Costituzione. Il dovere di non fare la guerra, di non risolvere le controversie internazionali con la guerra, sta scritto nella Costituzione, articolo 11. Il diritto ad avere un lavoro sta scritto nell'articolo 4. Li hanno scritti e li hanno sottolineati perché questi diritti prima non c'erano e noi abbiamo il dovere di mantenerli. Viviamo in una società difficile e complessa, ci sono tante informazioni, è facile fare confusione, è facile revisionare, cambiare il pensiero, cambiare la storia, mettere in giro informazioni non attendibili. Ognuno di noi ha il dovere di sapere, di informarsi, di sapere com'è andata. Io vorrei fare riferimento a un libro che considero importante, l'ultimo libro di Primo Levi, I sommersi e i salvati. Ha cercato forse in un gesto disperato di dare una spiegazione a tutto quello che è successo, di dare una spiegazione razionale, quasi scientifica, ragionando sulla memoria. La memoria che cambia sempre, si perde, è difficile conservarla, difficile mantenerla. È un dovere di tutti, ma ha spiegato anche come si è fatto a raggiungere quel risultato. Comincia con un processo lento, sono stati spogliati i genitori davanti ai figli, sono stati spogliati di tutto, sono stati privati della loro dignità per poter consentire ai carnefici di alleviare il loro senso di colpa. Allora quando, come dice lui, non si deve identificare un individuo con il popolo di appartenenza, io ho sempre in mente quel tedesco che il 2 luglio parte dalla Germania e viene a piedi fino al Col dell'Is. Mai giudicare un individuo per il popolo, la nazionalità, l'etnia a cui appartiene. Gli individui sono sacri, vanno giudicati individualmente per quello che sono e vanno tutelati per quello che sono. Non facciamo questo grande errore, perché comincia lì, si isola il diverso e poi lo si mortifica, lo si umilia, lo si rende responsabile, e così nascono le guerre, così nasce quella grande disperazione che è stata la Seconda Guerra Mondiale e che è stato un pericolo che non è ancora scongiurato. Noi oggi abbiamo molti strumenti di più, abbiamo un'educazione alla libertà, ma l'educazione alla libertà quando passano 70 anni può diventare una cosa scontata, normale. Non è così. La libertà, la democrazia, come un parente, un amico, qualcuno a cui vuoi bene che sta lì, ma ti accorgi veramente della sua importanza quando non c'è più. Allora l'impegno di oggi è quello che non succeda mai più. Dobbiamo vigilare, stare attenti, essere consapevoli. L'ultimo punto va alla politica, certo, è inevitabile che vada alla politica. Non si può vivere in un paese dove c'è la corruzione, assorbe delle risorse immense, dove i cittadini non hanno ancora imparato a pagare le tasse e alcuni ne pagano troppe, dove c'è ancora un sistema alternativo allo Stato che si chiama mafia, non riusciamo a debellarlo. Abbiamo ancora tante cose da fare. Dobbiamo vigilare, dobbiamo dare il nostro impegno perché questo non accada veramente mai più. Lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo soprattutto diciamo quelli della mia generazione, quelli che hanno avuto solo vantaggi, non hanno mai fatto direttamente una guerra, hanno goduto del benessere economico e oggi hanno il dovere di ricordare, non dimenticare e mantenere tutto questo bene comune prezioso. Grazie a tutti quelli che hanno lottato. Viva il 25 aprile, viva la resistenza! Partigiano di Valle Susa, tu sorridi cantando con me. Molti già sono mancati all'appello e la morte ci insidia tutto. Il compagno scaduto è fratello e il suo sacro ricordo. Hey!